Krishna prati oi ga oi te Guru mukha bhadna vakya chite te kariya hakyam Guru mukha bhadna vakya chite te kariya hakyam Haram na kariya mahi akaha Haram na kariya mahi akaha Guru Charani Rati Aise Uttama Gati Guru Charani Rati Aise Uttama Gati ये प्रासादे मुने साला आचाहं ये प्रासादे मुने साला आचाहं Bandhino Jai Jam Jani Prabhu Sweya Bandhino Jai Jam Jani Prabhu Sweya Bandhino Rakta Chito Ujjana Rida Praka Sita Yambati Jahanje Hai Jamina Sayate Yambati Jahanje Hai Jamina Sayate
गायर चरी सो गायर चरी सो Shiguru karuna sindhu hadana janara dandu Shiguru karuna sindhu hadana janara dandu Lokanata lokana jivana Lokanath Lokra Jivana Atna Nukhra Saya Deomar Pad Chaya Atna Nukhra Haro dhaya de mor pad chaya Haya shag shodri bhuvana Haya shag shodri bhuvana Nipa dhena lo charana dhya Sina pramupai patita pavana Sina pramupai patita pavana Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale. Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Gandhi Namaste Parajate Dheve Horavari Acharine Nilite Isa Konya Vadi Ashtatya Desha Parinai Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadhi Sura Bhakta Vrindavan Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadhi
गौरा प्रभे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव तभी गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जया ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव जया ने सिंहदेव हे सिंहदेव जया ने सिंहदेव जय राधा रमन राधा रमन हरे जय राधा रमन राधा रमन श्री राधे जय राधा रमन राधा रमन श्री राधे जय नित्य गौरांग नित्य गौरांग नित्य गौरांग जय नित्य गौरांग
নিশ্চয় ঘোরাঙ্গ নিশ্চয় ঘোরাঙ্গ জয় নিশ্চয় ঘোরাঙ্গ হরি বল হরি বল হরি বল টাগোরার লোক টাগোরার বল হরি বল হরি বল টাগোরার লোক Namaham Bajami.
lalla govinda gopala vrindavana purandara yasoda dullalla govinda gopala vrindavana purandara Gopi priya jana radhika ramana bhuvana sundara bhora Gopi priya jana radhika ramana bhuvana sundara bhora Ravananta kara makana taskara gopi jana vatsahari Ravananta kara makana taskara gopi jana vatsahari Rajera Rakala Gopavrinda Pala Chitahari Bansida Rajera Rakala Gopavrinda Pala Chitahari Bansida Yogindra Bandana Srinanda Nandana Prajajana Bayahari Yogindra Bandana Srinanda Nandana Prajajana Bayahari Navirani Radha Rupa Mano Ara Moana Bamsi Vyahari Navirani Radha Rupa Mano Ara Moana Bamsi Vyahari Yasoda Nandana Kamsani Sudana Nikunja Rasa Vilasi Yasoda Nandana Kamsani Sudana Nikunja Rasa Vilasi Kadamba kana narasa parayana vrindaviti naniva Kadamba kana narasa parayana vrindaviti naniva
ananda vardana prema nikitana ulasara jajaka ma ananda vardana prema nikitana ulasara jajaka ma Dopangana gana citta vinodana samasta guna gamada ma Dopangana gana citta vinodana samasta guna gamada ma Yamuna jivana keli parayana manasa chandra chakora Yamuna jivana keli parayana manasa chandra chakora Namasudara saga o Krishna jasara kovachana mana mohora Namasudara saga o Krishna jasara kovachana mana mohora Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhi. Jaya Nishingade, Nishingade, Jaya Nishingade. Jaya Nishingade, 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 Jaya Nishingade. Jaya Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Satarine Krishna Chaitanya
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी घोर भक्त वृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Nishinga, Sri Nishinga, Jaya Jaya Nishinga De, Kala Desha Jaya Padma Mukha Padma Vringa, Jaya Nishinga, Sri Nishinga, Jaya Jaya Nishinga De, Kala Desha Jaya Padma Mukha Padma Vringa, Jaya Nishinga, Sri Nishinga, Jaya Jaya Nishinga De, Kala Desha Jaya Padma Mukha Padma Vringa, Jaya Nishinga, Sri Nishinga, Jaya Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare. Jaya Lakshmi Nishinga, Jaya Lakshmi Nishinga, Jaya Lakshmi Nishinga, Lakshmi Nishinga, Lakshmi Nishinga, Jaya Lakshmi Nishinga, Jaya Lakshmi Nishinga, Jaya Lakshmi Nishinga, Jaya Lakshmi Nishinga. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhi. Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai. Paramahamsa Parivajakacharya Stotra Sata Sisimata Bhaisharaninda Bhaktivedanta Swai Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivajakacharya Stotra Sata Sisimata Bhakti Siddhanta Sarasvati Swai Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Nam Sankirtan Yagya Ki Jai. Gaur Premande, tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei voti riuniti. Tutte le glorie dei glorie. Shiguru Shigur.
Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Janna Ballava Iribada Dadi Kopi Janna Ballava Iribada Dadi Yasodhanandana Vajajanarandana Yasodhanandana Vajajanarandana Yamuna Teravanachari Jamuna Tiravana Chariyam Jai Radha Madhava Punjabi Hari Jai Radha Madhava Punjabi Hari Gopi Jana Ballava Iribada Dhari Gopi Jana Ballava Iribada Dhari Yashodhanandana Vrajajanaranjana Yashodhanandana Vrajajanaranjana Yamuna Tiravana Chari Yamuna Tiravana Chari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jaina Shringa Shrini Shringa Jaya Jaini Shringa De Jalantam Sarvato Mukham Jaini Shringa Shrini Shringa Jaya Jaini Shringa De Jalantam Sarvato Mukham Nishringam Visanam Badram Mitur Mitur Namamyaham
Jaini Shringa Shini Shringa Jaya Jaini Shringa Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringam Tavakara Kamala Varenakam Adbhuta Shringam Dalita Iranya Kazipu Tanu Brindha Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jai Gadisha Hari Jai Jai Gadisha Hari Jai Jai Gadisha Hari Avakara Kamala Varenaka Adbhuta Shringam Dalita Hiranyakasipu Tanurinda Keshavadrita Narari Rupa Jai Jai Jagadisha Hare Tavakara kamala varena kamadbhuta shringam Dalita iranya kazipo tanu bringham Keshavadrita narahare rupam Jai Jai Gadishahare Jai Jai Gadisha Hare Jai Jai Gadisha Hare Tavakara Kamala Varenaka Jai Om Narasingha Dev, Narasingha Dev, Narasingha Dev, Jai Narasingha Dev. Jai Narasingha Dev, Narasingha Dev. Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Bhakta Pralad Bhakta Pralad Bhakta Pralad Bhakta Pralad Shingadeva Bhagavan ki jai, Bhakta Pralad Maharaj ki jai, Shinitai Gaur Premanande Hari Hari Bhau. Hare Krishna. Allora, questo grazioso vestito è stato donato da Santa, Bhaktin Santa e Bhakta Mehta. Della comunità maliziana. Hare Krishna, ringraziamoli. Allora, prima di leggere lo Srimad Bhagavatam, oggi leggiamo una stotram, il Nasringa Kavacha Stotram, che è una serie di mantra protettivi, Kavacha vuol dire scudo, che si cantano per la protezione e dei devoti
del Movimento per la Coscienza di Krishna, della missione che stiamo portando avanti. Questo è dal Brahmanda Purana, una scrittura molto molto antica. Siccome ci sono soltanto in inglese, li dovrò tradurre. Shri Nishringha Kavacha Stotram. Nishringha Kavachan Vakshye Praladeno Ditampura Sarva Raksha Karam Punyam Sarva Padrava Nashanam. Ora reciterò questo Narashringha Kavacha, che fu recitato da Prahlad Maharaj. È un kavacha, è uno stotra molto virtuoso, che distrugge tutti gli impedimenti, tutti gli ostacoli e può dare completa protezione. Sarva sampat karam chaiva svarga moksha pradaya kam dhyatva nirishriman davesam devesam hema simmasanastitam. Può conferire tutte le opulenze e dare l'elevazione ai pianeti superiori, pianeti paradisiaci, o addirittura la liberazione. Uno dovrebbe meditare sul Signore Narasimha Dev, il Signore dell'universo, seduto su un trono d'oro e di gemme. Vivritasyam Trinayanam Sarad Indu Samaprabham Lakshmiya Lingita Vamangam Vibhuti Bir Upashritam. La sua bocca è spalancata. Lui ha tre occhi. È radioso come la luna dell'autunno, la luna autunnale. La sua parte sinistra è abbracciata dalla madre Lakshmi Devi, e la sua forma è il rifugio di tutte le opulenze, sia materiali che spirituali. Chatur Bhujam Komalangam Svarna Kundala Sobitam Saroja Sobitoraksham Ratna Keyura Mudritam. Il Signore ha quattro braccia e le parti del suo corpo sono molto soffici. È decorato con dei bellissimi orecchini d'oro. Il suo potente petto, torace, risplende come il fiore di loto. E le sue braccia sono decorate con degli ornamenti incastonati di gioielli. Tapta Kanchana Sankasham Pita Nirmala Vasanam Indradi Suramaulista Spuram Manikya Diptibi. Il suo vestito è di un giallo immacolato, che è simile all'oro fuso, che ha un colore simile a quello dell'oro fuso. Lui è la causa primordiale dell'esistenza, al di là della sfera mondana. Lui è la corona gloriosa degli esseri celesti, quali Indra, il signore dei pianeti, dei paradisi superiori. Ci sono gioielli in tutto il suo corpo, nella forma di rubini, che splendono, che sfavillano. Blazingly effulgent. Virajita padadvanvam sankha chakradi hetibi gurut mata chavinayat stuyamanam mudambitam. I suoi piedi sono molto attraenti e lui ha varie armi, quali la conchiglia, il Sudarshan Chakra e altre armi divine. È sempre pieno di gioia. Garuda costantemente gli offre le sue umili preghiere con
con timore reverenziale, con grande rispetto. Svarit kamala sambasam kritvatu kavacham patet nrishrimo meshirapatu lokarakshartha sambhava. Dopo aver fatto sedere il signore Nrisimhadev sul loto del proprio cuore, si dovrebbe recitare il seguente mantra. Possa il signore Narasimhadev, che protegge tutti i sistemi planetari, per favore possa proteggere la mia testa. Sarvago pistambhava sa falamme rakshatu dvanim rishrimo me drishopatu soma suryagni lochana. Malgrado il signore sia onnipervadente, lui si nascose in un pilastro. Possa egli per favore proteggere la mia parola e i risultati delle mie attività. Possa il signore Narasimhadeva, i cui occhi sono come il sole, sono il sole e la luna, proteggere i miei occhi. Smrita me patu nrihari muni varia stuti priya nasamesi manasastu mukham lakshmi mukapriya. Possa il signore Nrihari, che è soddisfatto dalle preghiere offerte dai migliori tra i saggi, per favore proteggere la mia memoria. Possa colui che ha il volto di un leone, il naso di un leone, per favore proteggere il mio naso. E possa lui, il cui volto è molto caro alla dea della fortuna, proteggere la mia bocca. Sarva vidya di pa patu nrishrimo rasanam mama vaktram patuindu vadanam sada pralada bandita. Possa il signore Narasimhadev, che è il conoscitore di ogni tipo di scienza, per favore proteggere il mio tatto, la mia percezione tattile. Possa colui il cui volto è bello come la luna piena e a cui sono offerte preghiere da Prahlad Maharaj proteggere il mio volto. Narishrimma patume kantam skandaubu brid anantakrit divyastra sobitabuja Narishrimma patume buja. Possa il signore Narasimhadev per favore proteggere la mia gola. Lui è colui che sostiene la terra e il fautore di attività meravigliose, illimitate attività meravigliose. Le sue braccia risplendono con le sue armi trascendentali. Possa egli proteggere le mie spalle. Caro me devavarado Rishimma patu sarvatari dayam yogi sadhyascha nivasam patu mehari. Possa il Signore, che elargisce benedizioni agli esseri celesti, per favore proteggere le mie mani, e possa egli proteggermi da tutte le direzioni, in ogni direzione. Possa colui che è raggiunto dai perfetti yogi, per favore proteggere il mio cuore, e possa il signore Hari per favore proteggere il luogo in cui risiedo, il luogo in cui mi trovo. Madhyampatu iranyakasipu vakshakukshi vidarana nabimme patu nrihari svanabhi brahma samstuta. Possa colui che ha macellato, che ha squartato il petto e l'addome del grande demone Hiranyakasipu, per favore proteggere il mio addome, e possa il signore Nrihari per favore proteggere il mio ombelico. A lui vengono offerte preghiere dal signore Brahma, che è
che è spuntato, okay, dal suo stesso ombelico, perché Garbhodakshaya Vishnu ha, e Narsingadeva non è differente. Brahmanda kotaya katyam yasya so patu me katim guyam me patu guyanam mantranam guyarupadrik. Possa colui sulle cui gambe riposano tutti gli universi, per favore proteggere le mie cosce, le mie gambe. Possa il Signore proteggere le mie parti private. Lui è il conoscitore di tutti i mantra e di tutti i misteri, ma lui stesso non è visibile. Uru mano bava patu jan januni nararupadrik jange patu darabara harta yoso nrikeshari. Possa colui che è il cupido originale, il cupido primordiale, per favore proteggere le mie gambe. Possa lui, colui che ha esibito una forma simile a quella umana, per favore proteggere le mie ginocchia. Possa colui che rimuove il fardello della terra, che appare nella forma di metà uomo e metà leone, proteggere le mie caviglie. Sura Raja Pradapatu Padome Nriharishvara Sahasra Sirsa Purusha Patume Sarvasastanum. Possa colui che elargisce l'opulenza paradisiaca proteggere i miei piedi. Lui è il supremo controllore nella forma di un uomo e di un leone combinati. Possa il supremo gaudente dalle mille teste, per favore proteggere il mio corpo da tutte le parti e in ogni rispetto, in ogni modo. Manogra purvatapa tu mahavira grajo gnita mahavishnur dakshine tu mahajvalas tunnairita. Possa la persona più feroce per favore proteggermi dall'est. Possa colui che è superiore ai più grandi eroi per favore proteggermi da sud-est, che è presieduto da Agni. Possa il supremo Vishnu per favore proteggermi dal sud, e possa quella suprema persona dalla carnagione splendente per favore proteggermi dal sud-ovest. Pashime patu sarveso disime sarvato mukha nrishimma patu vayavyam somyam bhushana vigraha. Possa il Signore, che è onnipervadente, per favore proteggermi da occidente. I suoi volti sono ovunque, così che lui possa proteggermi da questa direzione. Possa il Signore Nrisimhadev per favore proteggermi dal nord-ovest. Cosa ho detto prima? Dall'occidente, sì, dal nord-ovest, sì, che è predominato da Vayu. E possa colui la cui forma è in se stessa il supremo ornamento, per favore proteggermi dal nord, dove risiede Soma. Isanyam patubadrome sarva mangala dayaka samsara bayata patu mrityur mrityur nrikeshari. Possa il Signore, che è totalmente di buon augurio, il quale dà che elargisce tutto il buon augurio, per favore proteggermi dal nord-est, la direzione del Dio del Sole. Possa colui che è la morte personificata, per favore proteggermi dalla paura della morte dal ruotare ciclicamente in questo mondo materiale.
idam narishringa kavacham pralada mukhamanditam bhaktiman yapate naityam sarva papai pramucchate. Questa narishringa kavacha è stata abbellita e benedetta da Prahlad Maharaj, un devoto. Il devoto che legge questo viene liberato da tutti i peccati. Putravam danavam loke dirgayur upajayate yam yam kamayate kamam tam tam prapnoti asamsayam. Qualsiasi cosa uno possa desiderare in questo mondo la può ottenere definitivamente senza alcun dubbio. Uno può avere moglie, molti figli e una vita lunga, è una lunga durata di vita. Sarvatra jayam apnoti, sarvatra vijayi bhavet. Bhumiantariksha divyanam grahanam vinivaranam. Diviene vittorioso colui che desidera la vittoria e diventa un conquistatore. Si scrolla da dosso le influenze malefiche di tutti i pianeti, della Terra, dei pianeti paradisiaci e anche dei pianeti che esistono tra essi. Tra la Terra e i pianeti paradisiaci ci sono i demoni, i fantasmi, tutto quello. Vrishiko raga sambhuta vishapaharanam param brahma rakshasa yakshanam durotsarana karanam. Questo è il supremo rimedio per gli effetti velenosi dei serpenti, degli scorpioni e dei fantasmi brahma rakshasa e degli yaksha, che sono sospinti lontano con questo rimedio. Da questo rimedio sono sospinti lontano. Bujevata la patreva kavacham likitam subam karamule dritam yena sidyeyu karma siddhaya. Una persona può recitare questa preghiera di buon augurio, può scriverla sul suo braccio o scriverla su una palma, su una foglia, e attaccarla al suo polso, e tutte le sue attività diventeranno perfette. Adesso vedremo tutti che vanno a cercare le foglie, però è lungo da scrivere, questo tutto. Devasura manusi esu svam svam eva jayam labet ekasandhyam trisandhyam va yapateni yato nara. Colui che canta regolarmente questa preghiera, che la recita regolarmente, o una volta o tre volte al giorno, diventa vittorioso tra gli esseri celesti, tra i demoni o tra gli esseri umani. Sarva mangala mangalyam buktim muktim chavindati dva trim sati sahasrani patet suddhatmanam narinam. Colui il quale con un cuore puro recita questa preghiera 32.000 volte ottiene l'auspicio più grande, l'auspicio tra tutte le cose, gli aspetti di buon auspicio. E il godimento materiale, la liberazione, è compreso che siano già naturalmente disponibili per tale persona. Com'è? Perché praticamente se uno lo fa nello spirito devozionale, come si dice, mukti svayam kalitanjali sevatesmi, già la liberazione e tutte le opulenze materiali aspettano fuori dalla porta, come si dice, pronte a servire. Kavacha siasya mantra sya mantra siddhi prajaya te anena mantra rajena kritva basmadir mantranam. Questo kavacha mantra è il re di tutti i mantra. Una persona ottiene
in virtù della, della, della recitazione di questo mantra, quello che otterrebbe ricoprendosi di ceneri e cantando ogni altro mantra. Tilakam vinyasedhyastu tasya graha bayamare trivaram japamanastu dattam varya bimantriya cha. Avendo marcato il proprio corpo con il tilak, dopo aver fatto la purificazione lachman e aver recitato questo mantra tre volte, una persona scoprirà che la paura di tutti i pianeti malauguranti, ci sono dei pianeti, è stata rimossa. Prasaye dionaro mantram rishimma dhyanam achare tasya roga pranasyanti yechasyu kukshi sambhava. La persona che recita questo mantra mentre medita sul Signore Narasimha Dev vedrà che tutte le sue malattie sono state cancellate, incluse quelle dell'addome. Garjantam nija buja patalam. Garjantam garjayantam nija buja patalam spotayantam atantam rupyantam tapayantam divi buvi digitam kshepayantam kshipantam krandantam rosayantam disi disi satam satatam samarantam varantam bhikshantam purnayantam karanikara satair divya simmam namami. Il Signore Narasimha Deva ruggisce potentemente e causa e fa sì che anche gli altri ruggiscano. Con la moltitudine di braccia che possiede strappa o dilania i demoni e li uccide in questo modo. Lui cerca sempre, è sempre alla ricerca e tormenta i discendenti demoniaci di Diti, sia su questo pianeta Terra che nei pianeti superiori, e li getta giù e li sparpaglia. Urla con grande rabbia mentre distrugge i demoni in tutte le direzioni. Malgrado ciò, con le sue mani illimitate, sostiene, protegge e nutre l'intera manifestazione cosmica. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore che ha assunto la forma di un leone trascendentale. Iti Shri Brahmanda Purane Praladoktam Shri Nrisingha Kavacham Sampurnam. Così si conclude questo Nrisingha Kavacha come è stato descritto da Prahlad Maharaj nel Brahmanda Purana. Hare Krishna Nrisingha Deva Bhagavan Ki Jai. Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahayam Dadati Svapadantikam. Narayanam Namaskritya Naram Chaivo Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Shrimvantam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtanam Ridyantastoya Badrani Vidunoti Suritsatam Nasta Prayeso Badrezo Nittam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
oggi è il giorno dell'apparizione di Narasimha Dev. Allora leggiamo verso, però per coloro che non sono molto addentro, leggiamo anche un paio di riassunti di capitoli che narrano dell'antefatto. Allora, è lunga però. Ok. Allora, sappiamo che Hiranyakasipu, altri non è che Hiranyakasipu e Hiranyaksha, altri non sono che Jayan Vijay, che erano servitori di Vishnu, maledetti dai quattro Kumara. E per questa ragione vengono, viene data loro l'opzione, volete nascere tre volte come demoni o sette volte come devoti. E loro scelgono l'opzione di nascere tre volte come demoni per poter tornare nella loro posizione originale più velocemente. Invece che fare sette vite in questo mondo, forza e coraggio ragazzi, invece che fare sette vite in questo mondo, tempo più lungo da devoti, scelgono di farne tre da demoni, anche se sanno che verranno uccisi dal Signore, i demoni vengono uccisi dal Signore. E in primis Hiranyaksha viene ucciso da Varahadev, viene, il che rende Hiranyakasipu ancora più velenoso e demoniaco, se questo è possibile, perché è già molto demoniaco. E lo spinge, dopo aver consolato le mogli di Hiranyaksha, lo spinge a fare delle austerità tremende, delle austerità tali che addirittura rischiano di far bruciare l'universo. E una volta fatte queste austerità, riceve le benedizioni di Brahma, e queste benedizioni sono molto particolari, no? Allora, leggiamo anche quello precedente. Hiranyakasipu voleva diventare immortale. Non voleva essere vinto da nessuno, né voleva essere attaccato dalla vecchiaia e dalla malattia, e nemmeno infastidito da qualche rivale. La sua intenzione era quella di diventare il governatore assoluto dell'universo intero. Animato da questo desiderio, entrò nella valle della montagna Mandara e si mise a praticare rigide austerità e meditazioni. Vedendo Hiranyakasipu impegnato in queste austerità, gli esseri celesti tornarono nelle loro dimore. Tuttavia, mentre Hiranyakasipu era così impegnato, dal suo capo cominciò a sprigionarsi una specie di fuoco che disturbava l'universo intero e i suoi abitanti, uccelli, mammiferi ed esseri celesti compresi. Quando tutti i pianeti superiori e inferiori furono diventati troppo ardenti per poter ospitare la vita, preoccupati gli esseri celesti lasciarono le loro dimore sui pianeti superiori e si recarono da Brahma per pregarlo di mettere fine a questo indesiderabile calore. Gli esseri celesti spiegarono a Brahma che Hiranyakasipu aveva l'ambizione di diventare immortale, di valicare la breve durata della sua esistenza per diventare maestro di tutti i sistemi planetari, Dhruvaloka inclusa. Dhruvaloka è un pianeta Vaikunta, no? Dove Vishnu anche risiede. Informato sullo scopo delle rigide meditazioni di Hiranyakasipu, Brahma, in compagnia del grande saggio Bhrigu e di personaggi elevati come Daksha, si recò da Hiranyakasipu e spruzzò dell'acqua sul suo capo dal suo kamandalu, una sorta di contenitore per l'acqua.
Il re dei Daitya, Hiranyakasipu, si inchinò al cospetto di Brahma, il creatore dell'universo, e gli offrì più volte i suoi rispettosi omaggi e le sue preghiere. Quando Brahma ebbe consentito a elargirgli le sue benedizioni, egli chiese la grazia di non essere ucciso da nessun essere vivente, in un luogo di qualsiasi genere, al coperto e allo scoperto, di non morire né di giorno né di notte, di non essere ucciso da nessun'arma, né sulla terra né nell'aria né per l'intervento di qualche essere umano, animale, essere celeste o altro essere, vivente o non vivente. Pregò anche di ottenere la supremazia su tutto l'universo e chiese le 8 perfezioni dello yoga, tra cui anima e lagima. Allora. Come narra, avendo soddisfatto Brahma con le sue rigide austerità, Hiranyakasipu aveva ottenuto le benedizioni che desiderava. Grazie a queste benedizioni il suo corpo, che era quasi completamente distrutto, fu vivificato e si arricchì di una bellezza perfetta e di uno splendore simile a quello dell'oro. Ma Hiranyakasipu conservò la sua invidia e non poteva dimenticare che Sri Vishnu aveva ucciso suo fratello. Egli vinse tutti gli esseri nelle 10 direzioni e nei 3 mondi e assoggettò tutti gli esseri viventi, Deva e Asura. Diventato il signore di ogni luogo, compresa la dimora di Indra che aveva scacciato dal suo regno, cominciò a godere della vita nella più grande opulenza e praticamente impazzì. Tutti gli esseri celesti, tranne Vishnu, Brahma e Shiva, erano sotto il suo controllo e cominciarono a servirlo. Ma nonostante tutto il suo potere materiale, egli non era soddisfatto perché era sempre gonfio di orgoglio e si vantava di trasgredire le regole vediche. Poiché i Brahmana erano insoddisfatti di lui, presero la ferma risoluzione di maledirlo. Alla fine tutti gli esseri dell'universo, rappresentati dagli esseri celesti e dai saggi, pregarono il Signore Supremo di liberarli dalla tirannia di Hiranyakasipu. Sri Vishnu informò gli esseri celesti che loro e gli altri esseri viventi sarebbero stati salvati dalla terribile situazione in cui Hiranyakasipu li aveva ridotti. Era chiaro che Hiranyakasipu, che opprimeva tutti gli esseri celesti, le mucche, i brahmane, le persone sante e religiose, ed era inoltre invidioso del Signore Supremo, sarebbe stato ucciso molto presto. L'ultima impresa di Hiranyakasipu sarebbe stata la persecuzione del suo stesso figlio, Prahlad, che era un Mahabhagavat, un grande Vaishnava. A quel punto la sua vita sarebbe terminata. Non appena gli esseri celesti furono rassicurati dal Signore Supremo, tutti si sentirono soddisfatti sapendo che le sofferenze che subivano a causa di Hiranyakasipu sarebbero finite. C'è Narada Muni che descrive le qualità di Prahlad Maharaj e spiega che suo padre, Hiranyakasipu, era animato dall'invidia verso il proprio figlio, che era dotato di tante qualità. Il maestro spirituale di Hiranyakasipu, Shukracharya, aveva 2 figli, Sanda e Amarka, ai quali Prahlad Maharaj era stato affidato per la sua educazione. Sebbene gli insegnanti cercassero di educare il piccolo Prahlad, addestrandolo nella politica, nell'economia e in altre attività materiali, egli non si preoccupava di seguire le loro istruzioni. Continuava invece a essere un puro devoto. Prahlad Maharaj non apprezzò mai l'idea di fare discriminazioni tra amici e nemici e, date le sue tendenze spirituali, era equanime verso tutti. Un giorno Hiranyakasipu chiese a suo figlio quale fosse l'insegnamento più importante appreso dai suoi maestri. Prahlad Maharaj rispose che un uomo invischiato nella coscienza materiale
caratterizzata dalla dualità, il quale pensi, questo è mio e questo appartiene al mio nemico, dovrebbe lasciare la vita di famiglia e andare nella foresta per adorare il Signore Supremo. Quando Hiranyakasipu sentì suo figlio che parlava del servizio devozionale, decise che questo bambino era stato traviato da qualche compagno di scuola. Così consigliò ai maestri di vegliare affinché il bambino non diventasse un devoto cosciente di Krishna. Tuttavia, quando i maestri chiesero a Prahlad Maharaj perché cercasse di opporsi ai loro insegnamenti, Prahlad Maharaj gli informò che la mentalità di possesso è falsa e che egli stava tentando di diventare un puro devoto di Sri Vishnu. A questa risposta i maestri furibondi lo punirono e lo minacciarono di punizioni spaventose. Lo istruirono secondo le loro possibilità e poi lo portarono davanti al padre. Hiranyakasipu prese affettuosamente suo figlio Prahlad sulle ginocchia, indi gli chiese quale fosse la cosa più importante che aveva imparato dai suoi maestri. Ancora una volta Prahlad Maharaj cominciò a glorificare i 9 metodi del servizio devozionale, come Shravanam e Kirtanam. Così il re degli Asura, Hiranyakasipu, infuriato, rimproverò gli insegnanti Sanda e Amarka per aver trascurato l'educazione di Prahlad Maharaj. I precettori, se così si possono definire, informarono il re che Prahlad Maharaj era per natura un devoto e non ascoltava le loro istruzioni. Di fronte alla prova della loro innocenza, Hiranyakasipu si rivolse a Prahlad per chiedergli dove avesse imparato la Vishnu Bhakti. Prahlad Maharaj rispose che le persone attaccate alla vita di famiglia non sono in grado di sviluppare la coscienza di Krishna né individualmente né collettivamente. Subiscono invece nascite e morti ripetute in questo mondo materiale e continuano soltanto a masticare ciò che è già stato masticato. Prahlad spiegò che ogni uomo ha il dovere di prendere rifugio in un puro devoto per diventare degno di capire la coscienza di Krishna. A questa risposta Hiranyakasipu diventò furibondo e gettò a terra Prahlad Maharaj che sedeva sulle sue ginocchia. Poiché Prahlad l'aveva tradito fino al punto di diventare un devoto di Vishnu, uccisore di suo zio Hiranyaksha, Hiranyakasipu chiese ai suoi assistenti di ucciderlo. Le guardie di Hiranyakasipu colpirono Prahlad con armi affilate. Lo gettarono sotto le zampe di elefanti, lo sottoposero a condizioni infernali, lo scagliarono giù dalla cima di una montagna, cercarono di ucciderlo in 1000 altri modi, ma tutto fu inutile. Per questa ragione Hiranyakasipu cominciò a temere sempre di più suo figlio, Prahlad, tanto che lo arrestò. I figli del maestro spirituale di Hiranyakasipu, Sukracharya, cominciarono di nuovo a istruire Prahlad alla loro maniera. Ma Prahlad Maharaj non accettava le loro istruzioni. Quando gli insegnanti uscivano dalla classe, Prahlad Maharaj cominciava a predicare la coscienza di Krishna nella scuola, tanto che, grazie alle sue istruzioni, tutti i suoi compagni di scuola, figli di demoni, diventarono devoti come lui. E Prahlad Maharaj istruiva in modo tale da far pensare a loro che anche se abbiamo un corpo di bambini dobbiamo Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaran, dobbiamo pensare a diventare coscienti di Krishna, non pensare a giocare. Questa era quello che l'istruzione di Prahlad Maharaj, molto quando Hiranyakasipu aveva lasciato il regno per recarsi sulla montagna Mandarachala a compiere le sue severe austerità, tutti i demoni si erano dispersi. A quel tempo, adesso qui narra come Prahlad è diventato devoto, a quel tempo la moglie di Hiranyakasipu, Kayadu, era incinta e gli esseri celesti, nell'erronea convinzione che portasse in sé un altro demone, l'arrestarono col proposito di uccidere il bambino non appena fosse nato. Mentre stavano conducendo Kayadu sui pianeti celesti, incontrarono Narada Muni che li convinse a desistere dal loro proposito e custodì la donna nel suo ashram fino al ritorno di Hiranyakasipu.
Nell'ashram di Narada Muni, Kayadu pregò per la protezione del bambino che portava nel grembo e Narada Muni la rassicurò istruendola sulla conoscenza spirituale. Sebbene fosse ancora nel grembo di sua madre, Prahlad Maharaj ascoltò molto attentamente queste istruzioni e se ne avvantaggiò. L'anima spirituale è sempre separata dal corpo materiale. La forma spirituale dell'essere individuale non subisce alcuna trasformazione. Ogni persona che si trova al di sopra del concetto della vita basato sul corpo è un'anima pura e può ricevere la conoscenza trascendentale. Questa conoscenza trascendentale è il servizio di devozione e Prahlad Maharaj, mentre viveva ancora nel grembo di sua madre, ricevette da Narada Muni istruzioni a proposito del servizio devozionale. Qualsiasi persona che si impegni nel servizio offerto al Signore seguendo le istruzioni di un maestro spirituale autentico è immediatamente liberata. Districandosi dalle reti di Maya si libera da tutta l'ignoranza e dai desideri materiali. Il dovere di ogni essere vivente è quello di rifugiarsi nel Signore Supremo, liberandosi così da tutti i desideri materiali. Indipendentemente dalla condizione materiale nella quale ci troviamo, tutti possiamo raggiungere questa perfezione. Il servizio devozionale non dipende dalle attività materiali, dalle austerità, dalle penitenze, dallo yoga mistico o dalla virtù. Anche senza questi beni si può ottenere il servizio devozionale, grazie alla misericordia di un puro devoto, ma fatto Prahlad con Narada. E adesso arriviamo al verso. Allora, prima del verso, brevemente. Seguendo le istruzioni di Prahlad Maharaj, tutti i figli dei demoni avevano sviluppato attaccamento per Sri Vishnu, Dio la Persona Suprema. Quando questo attaccamento diventò visibile, i loro insegnanti, Sanda e Amarka, temettero fortemente che la devozione dei ragazzi per il Signore aumentasse. Disperati, avvicinarono Hiranyakasipu e descrissero nei particolari gli effetti della predica di Prahlad. Dopo aver ascoltato queste notizie, Hiranyakasipu decise di uccidere suo figlio Prahlad. Hiranyakasipu era così pieno di collera che sebbene Prahlad Maharaj cadesse ai suoi piedi e pronunciasse molte parole dolci per soddisfarlo, non riuscì a calmare il suo demoniaco padre. Hiranyakasipu, come tipico dei demoni, cominciò a pretendere di essere più grande del Signore Supremo, ma Prahlad Maharaj lo sfidò dicendo che Hiranyakasipu non era Dio, e cominciò a glorificare la Persona Suprema affermando che il Signore è onnipresente, che tiene ogni cosa sotto il suo controllo e che nessuno può uguagliare o superare la sua grandezza. Chiese quindi a suo padre di sottomettersi al Signore Supremo e Onnipotente. Quanto più Prahlad Maharaj glorificava il Signore Supremo, tanto più il demone si agitava e si irritava. Hiranyakasipu chiese al figlio Vaishnava se Dio fosse presente anche nelle colonne del palazzo e Prahlad Maharaj immediatamente affermò che grazie alla sua onnipresenza il Signore era anche là nelle colonne. Nell'ascoltare questa filosofia dalle labbra del bambino, Hiranyakasipu cominciò a deriderlo definendo fantasie infantili le sue affermazioni e assestò con forza un pugno sulla colonna. Okay. Satyam vidatum nija britya vasitam vyaptim cha bhutesu akilesu chatmana nadrisyata Tyadbhuta rupam udvaham stambe sabayam na mrigam na manusham satyam vidatum nijabritya basitam
Vyaptim cha bhutesu akhilesu chatmana. Adrishya tatyad bhutarupanudvaham. Stambe sabayam nabrigam namanusham. Satyam vidatum nijabritya bhazitam. Vyaptim cha bhutesu akhilesu chatmana. Adrishya tatyad bhutarupamudvaham. Stambe sabayam namrigam namanusam. Satyam vitatum nijabritya bhazitam. Vyaptim cha bhutesu akhilesu chatmana. Adrishya tatyad bhutarupam udvaham. Stambe sabayam namrigam namanusam. Devote. Satyam, vero, vidatum, per provare, nijabritya basitam, le parole del suo servitore, Prahlad Maharaj, che aveva detto che il suo Signore è presente ovunque, vyaptim, la presenza, cha e bhutesu, tra gli esseri viventi e gli elementi, akhilesu, tutti, cha anche atmana, di se stesso, adrishyata, fu vista, ati, veramente, Adbhuta, meravigliosa, Rupam, forma, Udvahan, prendendo, Stambe, nella colonna,
Sabayam nell'assemblea, na non mrigam un animale, na non manusam un essere umano. Traduzione. Per testimoniare che le affermazioni del suo servitore Prahlad Maharaj corrispondevano alla realtà, in altre parole, per provare che il Signore Supremo è presente in ogni luogo, anche nella colonna di una sala assembleare, Dio, la Persona Suprema, Hari, manifestò una forma eccezionale che non si era mai vista prima. Questa forma non era né di uomo né di leone. Così il Signore apparve in questa forma sorprendente nella sala del trono. Spiegazione da Srila Prabhupada. Hiranyakashipu aveva chiesto a Prahlad Maharaj: dov'è il tuo Signore? È forse qui in questa colonna? E Prahlad Maharaj aveva risposto senza paura: sì, il mio Signore è presente in ogni luogo. Per convincere Hiranyakashipu che le affermazioni di Prahlad erano inequivocabilmente vere, egli apparve dalla colonna. Il Signore apparve nella forma di metà uomo e metà leone, in modo che Hiranyakashipu non potesse capire se quell'essere così gigantesco era un leone o un uomo. Per sostenere l'affermazione di Prahlad, il Signore dimostrò che il suo devoto, come dichiara la Bhagavad Gita, non è mai vinto. Konteya pratijani nambe bhakta pranasyati. Prahlad Maharaj era stato ripetutamente minacciato di morte dal suo demoniaco padre, ma egli era sicuro di non poter essere ucciso perché il Signore Supremo lo proteggeva. Apparendo dalla colonna, il Signore incoraggiò il suo devoto come per dirgli: non preoccuparti, sono qui. Manifestando la sua forma di Nrisimhadev, il Signore tenne anche fede alla promessa fatta da Brahma che Hiranyakashipu non sarebbe stato ucciso né da un animale né da un uomo. Il Signore apparve dunque in una forma che non poteva essere definita né un uomo né un leone. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripata mahamande shigurum dinatarinam paramananda madhavam sichaitannam ishvaram. Le apparizioni del Signore sono rimangono un mistero e incomprensibile per i materialisti. Per loro, per quanto siano dotati di un'intelligenza molto limitata, che non dà loro modo di comprendere neanche che cos'è un corpo umano, loro pensano che tutto questo sia avvenuto alla fine per una serie di eventi fisico-chimici, insomma eventi naturali, senza alcuna intelligenza, perché il momento in cui dovessero accettare che c'è un'intelligenza che crea, mantiene, perciò organizza e distrugge anche tutte queste forme materiali, tutte queste situazioni materiali, dovrebbero riconoscergli un'intelligenza che trascende la loro mente così gretta, minuscola, limitata, insomma. Ma questo non lo fanno. Dicono sì, forse c'è, ma intanto noi andiamo avanti con i nostri sensi per scrutare la materia, a scrutare la materia e a cercare di capire che cos'è la vita, noi, gli esseri umani, il mondo, eccetera. Ma la loro intelligenza è talmente limitata da impedire loro di capire cosa possa esserci al di là di questo schermo materiale, schermo illusorio, proprio come anche se credono di vedere le cose, proprio come una mosca che cerca di uscire da, non so, da una finestra, c'è il vetro, lei non capisce cos'è il vetro, vede qualcosa di là con la sua vista, vede qualcosa, crede di intravedere qualcosa, ma non riesce a uscire perché non ha cognizione di che c'è un vetro, lei non vede. Così anche gli esseri umani, anche gli esseri celesti,
tutti coloro che hanno dei sensi e delle forme materiali possono, gli esseri celesti meglio degli umani, gli umani meglio degli animali, possono intravedere o intuire che c'è qualcosa da scoprire, anche di percepire qualcosa, ma c'è questo schermo dell'energia illusoria, la potenza illusoria del Signore che impedisce loro di attraversare e di entrare nella realtà. Perciò quando sentono narrare queste storie come quella di Hiranyakasipu, il grande demone che fa austerità, rimane, vive dentro le sue ossa, senza un corpo esterno, dicono no, questa è una favola, non è possibile. E poi arriva Brahma su un cigno, Brahma con un corpo fatto di coscienza, praticamente di Mahatattva, arriva su un cigno. Da dove, chissà dove, ma come viaggia, quanto fa questo cigno, vola la velocità della luce, cercano sempre di trasportare tutto nell'ambito della fisica, del calcolo fisico, no? Brahma si sposta come vuole, Brahma pervade l'universo con la sua forma anche. Perché la coscienza contaminata, il Mahatattva, i 24 elementi, sono ovunque il suo corpo. Allora, loro riescono a capire, mette delle gocce d'acqua e gli ridà un corpo, dà un corpo a Hiranyakasipu. Non credono a queste cose, che sono peraltro nell'ambito degli elementi materiali, non sono neanche le cose più incredibili o più misteriose, questi sono eventi che si manifestano anche nell'ambito delle capacità materiali. Anche Indra riesce a far ritornare un corpo, un corpo in vita, cioè a ricreare un corpo e l'anima può rientrarci. Non è così spettacolare, lo fa Sukracharya, il padre di Sandeyamarka, il grande Brahmana. Queste già sono cose per loro incredibili, poi sentire che Dio viene, si manifesta con una forma spirituale, una forma da cinghiale per uccidere i Ragnaksha, una forma da cinghiale, perché deve avere una forma da Dio, prende una forma, sembra quasi una bestemmia, no? Cioè è Dio cinghiale, nella forma di un cinghiale, e poi prende una forma metà uomo, metà leone. Cioè con una testa da leone fondamentalmente, alcuni aspetti leonini e delle unghie, e però in forma umana, sembianze anche umane. Per loro questa qui è semplicemente mitologia, altro non è che mitologia. C'è anche un termine sofisticato che si usa, che è teriantropia, no? Quando si vedono, non so, i dei egizi, quelli lì con quello che c'ha la testa lì, cos'è, di Anubi, chi è? Tu lo sai, Nitai, chi è? Non te lo ricordi, La testa lo sì, o l'uccello, sì, qualcosa, sì, non so se è Anubi o credo che sia Anubi. Insomma, vedono queste cose, dicono è una creazione dell'immaginario umano, della mente umana, che ha bisogno del divino da adorare, certe volte gli dà sembianze completamente umane, certe volte per cui antropomorfismo, o sembianze prettamente animali, zoomorfismo, o questa teriantropia, o teriomorfismo anche. Cioè sembianze tra l'animale e l'uomo, così, e pensano che sia una cosa del genere. Non si rendono conto che forma per la persona suprema non è un problema. Per noi le forme sono un problema, perché le forme per noi sono vincolanti. Forma nel mondo materiale significa prigione, durga. Ognuno di noi ha la sua durga, ha la sua prigione. E le forme limitano, sono condizionate, cioè esistono sulla base di condizioni o situazioni che non sono generate dalla forma stessa. Per cui la mia forma umana esiste in virtù della luce del sole,
dell'aria, dell'ossigeno e azoto mischiati in una certa miscela che io non vedo ma respiro, di forze gravitazionali che mi danno modo di muovermi, non cascare a destra o a sinistra, mentre tutto è una forma, è una prigione perché mi dà un'esistenza, un modo di esistere condizionato da altri fattori. Ma forma, per Dio la persona suprema, che è la forma originale, che è l'origine di tutte le forme, Sarva Karana Karanam, che è il principio fondamentale dell'esistenza formale, no? Della persona, è la persona suprema, è Dio la persona suprema, è la forma, lui è la forma suprema e originale. Allora per lui la forma non è un vincolo, non è una limitazione. Lui, la forma, lui è l'origine di ogni forma, per cui trascendentalmente esiste in lui l'archetipo di ogni possibilità di forma, che siano umane, sovrumane, animali, miste, quello che ogni cosa esiste in lui. E quando desidera, lui manifesta una forma che è fuori dai canoni, che trascende quelli che sono i canoni normali delle forme materiali, che potrebbero, secondo la scienza o i materialisti, essere generate da uno sviluppo, da un'evoluzione materiale, e che non sono in effetti. Allora lui può creare, può prendere una forma di un cinghiale, ma senza essere vincolato al linguaggio di un cinghiale, che cosa fa? Grugnisce un cinghiale, fa, cioè lui può decantare, lui infatti è la forma dei sacrifici vedici con quella forma lì, può parlare, no, un cinghiale non parla in questo mondo, ha dei modi, si muove in certi modi, è limitato dalla forma di cinghiale. Ma lui, nella sua forma di cinghiale trascendentale, può prendere la terra, sollevarla dalle acque del Garbhodaka, può uccidere un demone, può fare quello che vuole, e lo può fare con qualsiasi aspetto di questa forma. Così come Hiranyakasipu può essere ucciso da Narsingadeva anche solo con uno sguardo, se volesse. Non dovrebbe necessariamente farlo con le sue unghie, o prendere la forma di Narsingadeva. Ma lo fa, prende questa forma perché in maniera geniale lui riesce a fare diverse cose con questo lila. Una, provare che anche se uno fa la promessa più strana, un suo devoto fa la promessa più incredibile e più difficile da mantenere, se è un suo devoto, un suo rappresentante, lui è acciuta, è infallibile, ci riesce lo stesso. Aveva fatto una promessa che, secondo Hiranyakasipu, era, come si dice, impermeabile. Come fanno a uccidermi adesso? Anche se gli aveva detto che non poteva dargli l'immortalità, lui ha detto, va bene, però ti chiedo di non essere ucciso in nessun modo possibile, di conseguenza, in nessun luogo possibile, in nessun momento possibile. Però non aveva fatto i conti con la genialità di Krishna, e questo è il primo aspetto. Lui riesce a mantenere questa promessa incredibile che Brahma gli ha fatto, infatti dopo gli dice non fare promesse di questo genere, se no, non che mi metti nei guai, perché io li risolvo sempre, ma perché devi andare a promettere una cosa del genere a un demone? Allora, infatti, lo uccide, prende quella forma, appunto perché non era né uomo né animale. E Hiranyakasipu non aveva pensato a una forma mista, teriantropica, se così si può dire. Lo uccide né di giorno né di notte, ma durante il vespro, che non è né giorno né notte. Non lo uccide né dentro né fuori, lo uccide su una veranda che non è né dentro né fuori. Insomma, con la massima genialità riesce a mantenere ferma la promessa che Brahma aveva fatto a Hiranyakasipu e nel contempo ucciderlo. Inoltre prova che lui può assumere qualsiasi forma
rimanendo trascendente a quelle che sono le limitazioni della materia, che le forme per lui non sono in alcun modo limitative. Oltre a ciò, dimostra la sua onnipervadenza, la sua presenza ovunque, anche nella colonna, anche in un atomo, anche in un, come talune volte, per esempio, Varaha esce da una narice di Brahma, poi diventa gigantesco, o Matsya, piccolissimo, nel palmo di Satyavrata, poi diventa, salva l'universo. Allora, dimensioni, spazio, tempo, per Dio la persona suprema non sono un problema. Dimostra anche questo, la sua forma trascendentale. Dimostra che, appunto, la sua onnipervadenza e la sua onnipotenza. Dimostra che i suoi devoti non sono Kaunteya Pratijani, Iname Bhakta Pranasyati. I suoi devoti non sono mai, mai abbandonati, in nessuna circostanza. Questo è il... è la ragione per la quale un devoto può vivere senza paura, perché sa che Krishna non lo abbandona. Questa assenza di paura, diciamo, copre diversi aspetti dell'esistenza del devoto. Copre gli aspetti esterni o esteriori, come quelli che abbiamo citato leggendo il Brahmanda Purana, tutto quel Kavacha Stotra, no? Narsimha Kavacha Stotra, la protezione anche del corpo, della situazione, dell'attività che una persona sta svolgendo. Prabhupada aveva iniziato questa cultura del canto del Narasimha Mantra la mattina, di alcuni mantra, per la protezione dei devoti che erano stati attaccati mentre andavano a diffondere la coscienza di Krishna, andavano a distribuire dei libri, a predicare, ed erano stati attaccati abbastanza selvaggiamente. Allora ha istituito il canto di questo mantra la mattina dopo il Mongol Arti. Lo cantiamo ogni mattina, no? Ormai è la nostra, e non smetteremo mai di cantarlo. Qui l'aspetto esteriore, l'attacco che può venire dall'esterno, da diversi tipi, esterno che vediamo, esterno che non vediamo, cioè ci sono aspetti del mondo esterno che conosciamo, aspetti che non conosciamo, questi sistemi planetari con gli abitanti i cui corpi non sono basati sull'elemento acqua, ma sono basati su altri elementi, c'è sempre la combinazione dei 24 elementi materiali, ma sono diversi, questi non vengono percepiti, non sono osservabili con i nostri occhi materiali, così come li abbiamo noi umani. Ma esistono e esistono anche diverse prove della loro esistenza, della realtà della loro esistenza. Per cui protezione da tutto, anche da questi altri tipi di esseri, da queste circostanze, o calamità naturali che poi sono attuate dai Deva, che sono attuate dal destino, che è il controllo e il meccanismo di controllo sugli umani che viene messo in atto dagli esseri celesti. Ma significa anche protezione all'interno, protezione, come questo mantra che è scritto qui, questo è Om Namo Bhagavate Narasimhaya, Namaste Jaste Jasya Vira Virbhava, Vrajana Kavra Jadam Strakarma Sayam Randaya Randaya, Tamogra Sagra Saham Svaham Abhayam Abhayam Abhmani Bhuista Om Shrahum. Adesso questo è scritto in italiano, perché qualcuno non lo legge, io non me lo ricordo ogni parola. Qua ce n'è anche uno di qua. Per cui
e anche, protegge anche l'interno dalla nostra stessa tendenza all'egoismo, all'invidia, alla lussuria, alla concupiscenza, all'avidità, alla cupidigia, eccetera. Alla pazzia, all'illusione, all'autolesionismo, all'autosuggestione, qualsiasi forma deleteria di intervento da parte dell'energia illusoria possa manifestarsi nel nostro cuore. Nashingadeva protegge anche da questo. E fondamentalmente questa è la preghiera, diciamo, la motivazione per cui questa preghiera dovrebbe, questa come le altre preghiere a Nashingadeva, dovrebbero essere recitate e cantate. È vero, non si può far finta di non aver desiderio anche che il nostro corpo venga protetto in qualche modo. Chi si vantasse di non avere alcuna paura di essere pronto a lasciare il proprio corpo in ogni istante, se avesse veramente quello stato di coscienza, dovrebbe dimostrare altresì di non avere desideri materiali. Oppure ci sono altri che hanno questo tipo di assenza di paura, sono i demoni. Il demone per egoismo, per egotismo, per vanagloria proprio, per orgoglio portato ai massimi livelli, è pronto a sacrificare il proprio corpo coraggiosamente solo per il proprio nome, la propria fama, la propria... Ma quello non è vero coraggio alla fine, non è vera assenza di paura. La vera assenza di paura è caratteristica di chi non ha nulla da sperare in questo mondo, non ha nulla da desiderare in questo mondo. E quello è soltanto un puro devoto, può avere l'assenza di paura completa e non quella ignorante come quella dei demoni. Questa totale assenza di paura corrisponde a un totale attaccamento per Krishna, perché soltanto avendo la capacità di verificare la presenza di Krishna e la sua capacità di proteggerci, di verificarla come la verifica Prahlad Maharaj, lui non ha paura quando il suo padre, enorme demone, lui ha 5 anni, ma il padre è un enorme demone che lo vuole uccidere, come purtroppo succede, adesso li uccidono nel grembo, ma c'è qualcuno che ha proposto anche di ucciderli, sono due studiosi dell'università, due ricercatori dell'università di Cambridge, mi sembra, sono italiani, hanno detto perché non si può uccidere il bambino anche dopo nato, hanno fatto tutta una, scritta tutta una tesi al riguardo, tutta una... un saggio al riguardo, non è ancora una persona sviluppata, dicono, se non lo si può mantenere finanziariamente, diventa un peso, diventa una fonte di sofferenza, di aggravio, uccidetelo appena, se è deforme e può soffrire nel crescere vivere questa sua deformazione congenita del corpo, e lo si dovrebbe poter sopprimere, ecco, uccidere, un po' come facevano gli spartani in qualche modo, o i romani dalla Ruppe Tarpea. Allora, questa mentalità è assolutamente demoniaca, quella di fare del male così proditoriamente e crudelmente a un bambino, a un essere vivente, per cui non parliamo di un demone, di una specie che non esiste. Questi due studiosi sicuramente saranno dotti nel loro campo, ma sono sicuramente anche delle persone pervase da mentalità demoniaca, per poter dire una cosa del genere. E comunque Prahlad Maharaj non ha paura,
Perché? Perché lui ha la percezione, Paresanu Babo Bhakti, lui ha la percezione proprio diretta della presenza di Krishna. Krishna, il padre gli dice, ma in questa colonna anche Dio è dappertutto, anche questa colonna è assesta un pugno tremendo a questa colonna. E lui dice sì, sicuramente. Lui, perché lui ha il darshan di Narasimhadeva, capisce che lui è lì a proteggerlo. Questa è vera assenza di paura. Assenza di paura è quando sei non un'assenza di paura basata sulle tue forze, che non ci sono, che non esistono. Noi siamo tutti infinitamente deboli a causa della nostra infinitesimalità. Noi siamo anime che vagano in un mondo incommensurabilmente più grande della nostra capacità di percepire, della nostra capacità di conoscere e di controllare. Non controlliamo neanche le cellule del nostro corpo, non sappiamo perché funzionano e come funzionano, e non le controlliamo. Per cui questa comprensione ci dovrebbe togliere completamente dalla mente l'idea di poterci autoproteggere, di avere qualche... Allora la vera forza viene dalla protezione di chi è veramente forte, cioè Krishna, Dio, la persona suprema. Il devoto Prahlad Maharaj vede, percepisce questo e allora non ha paura. E Krishna questo fa, prova indubitabilmente che ogni devoto può essere protetto da lui, perché lui onnipotentemente può intervenire in qualsiasi circostanza. Per cui ecco, ottiene tutta una serie di risultati, Signore, con un lila, con un'attività che svolge. Ma un non devoto non può capirlo, perché cercherà di attribuire a Dio, la persona suprema, le stesse caratteristiche, gli stessi parametri che invece vengono riscontrati nelle forme materiali, nelle forme ordinarie abitate dalle anime. Pensano che quando lui viene con una forma debba sottostare le stesse regole, le stesse leggi che governano le forme materiali. Questo non è così. E Krishna lo dimostra in ogni sua apparizione, come Vamana, come Vara, come quasi come Narasimhadeva. Perciò la sua apparizione è fonte di grande gioia e di aumentato senso di protezione da parte dei devoti, ed è fonte di terrore per i demoni o per la mentalità demoniaca. Allora, noi sappiamo che in quest'era la mentalità demoniaca o illusoria, così gli sfruttamento della natura materiale a fini egoistici, eccetera, permea la mente di ogni essere. Per cui se dovesse scendere una Narasimhadeva in quest'era, ma farebbe fuori tutti. In quest'era l'uccisione dei demoni è l'uccisione della mentalità demoniaca che appunto alberga nei cuori delle persone, e questo viene fatto attraverso la recitazione dei mantra del santo nome del Signore, della lettura degli shastra, delle scritture rivelate, dell'assunzione di cibo offerto a Krishna. Queste sono le attività che distruggono, uccidono il demone che c'è nel nostro cuore, che poi è quell'essere, quell'aspetto del nostro carattere che è quello che vorrebbe sostituirsi a Krishna o in un ambito familiare o nazionale o internazionale, ma è quell'essere che... o quel modo di essere, o quel modello di vita che corrisponde a un me che non ha bisogno di Dio, che non ha bisogno di supporto, che non ha bisogno di aiuto, che non ha bisogno di protezione, ma che in qualche modo, sfruttando le caratteristiche, le risorse della natura, può ergersi, come voleva fare Hiranyakasipu, ergersi a
a competitor, cioè a persona che è avversario, a contendente della posizione di Dio. E questo è il peggior errore che un essere vivente può fare. Allora, chi invece si sente fragile e sente di aver bisogno di protezione da parte del Signore, quella persona è un devoto e quella persona verrà protetta da Krishna in ogni circostanza, come anche Prahlad, che è un bambino di 5 anni, ma pur anche essendo un bambino di 5 anni riesce a sconfiggere un demone di cui tutti avevano paura, tutti, nessuno escluso, a parte Brahma, Shiva e ovviamente Vishnu, che è Krishna, ma tutti gli altri erano terrorizzati da lui. E lui riesce, emerge vittorioso perché chi combatte per lui? Combatte Krishna, Vishnu, Narasimhadeva. Allora nessun avversario può sconfiggerlo. Ma è interessante notare che questa protezione, questo supporto da parte del Signore avviene poi per colui che il quale ha una vera mentalità devozionale, una vera sensibilità nei confronti della sofferenza altrui e anche della che capisce che oppressione possa significare la mentalità demoniaca nel cuore di un essere vivente. Infatti la prima cosa che Prahlad Maharaj chiederà a Narasimhadeva quando lui gli offrirà delle benedizioni è di aiutare suo padre. Per favore aiutalo, perché questo è un demone, vive l'esistenza peggiore, nessuno peggio di lui può stare peggio di lui, perché questa mentalità, questa ossessione invidiosa, malevola nei confronti tuoi, nei confronti degli altri esseri viventi, è il peggior cancro, che la peggiore condizione che uno possa vivere, possa sperimentare. Poi aiutalo. E invece per contro il cuore di un devoto, anche in una situazione delle più terribili e più difficili, rimane quello della benevolenza della preoccupazione per la salvezza altrui, per il benessere altrui e per la coscienza di Krishna altrui. Queste sono le due situazioni, diciamo i due estremi dello spettro. Noi dobbiamo sempre vertere, spostarci, andare nella direzione dello sviluppare una coscienza divina, una coscienza sensibile e dipendente da Krishna. Questa è la, perché Krishna protegge i suoi devoti. Questa è l'essenza di questa storia. Hare Krishna. Ci sono domande o commenti? Sono già le 10. Sì. 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 Sono andati con Brahma sull'oceano a chiedere. Brahma ha spiegato loro che lui sarebbe disceso e quando c'era questo caldo dell'universo sono andati tutti insieme e Vishnu ha spiegato che sarebbe disceso e che c'era un grande devoto già che sarebbe apparso. Per cui sempre, il sistema è sempre lo stesso. Altre domande? Della mentalità demoniaca. È una questione di pratica e di associazione. Più uno si associa con materialisti o coloro che coltivano e che credono che coltivando una mentalità materialistica
potranno in qualche modo essere felici. Più uno ci si associa, più la mente è attratta a fortificare, è incline a fortificare il carattere o il senso dell'individuo, il mio essere un individuo materialista, cioè che ha una mentalità alla fine demoniaca, che demone altri non è che un materialista portato all'estremo, uno che ha una mentalità materialistica portata all'estremo, che per difendere i propri progetti, le proprie idee, le proprie speranze di godimento proprie delle persone che vede possono essere strumenti della propria felicità in questo mondo, arriva a fare di tutto. Arriva a fare di tutto, a uccidere, a malignare, a fare qualsiasi cosa nei confronti degli altri. Allora, la tendenza, quella tendenza lì, che poi portata all'estremo, ecco, ti fa andare sulla cronaca al telegiornale, quella tendenza lì viene rafforzata, la si vede rafforzarsi con la compagnia, con l'associazione diretta o indiretta. Adesso ci sono i media, no? Che, in cui uno può associarsi con chi vuole, anche con uno stregone australiano, se ne esistesse uno, solo con un iPad, anche se è lì a Piazza del Duomo, che fai gruzzuzulu, sì, sto ammazzando quattro lucertoloni per far sì che mio nonno crepi d'infarto. Ah, cioè uno può associarsi con chi vuole attraverso. Il punto è l'associazione. Infatti Chaitanya Mahaprabhu ha detto asatsanga tyaga e vaishnava achara. Come capisci? Qual è la caratteristica di un devoto? Asatsanga tyaga. Asatsanga vuol dire la compagnia di coloro che coltivano una mentalità materialistica e ateo, agnostica, illusoria, ignorante. Allora, asatsanga tyaga. Quella compagnia, tyaga, devi rinunciare a quella compagnia. Chi ha rinunciato a quella compagnia è un devoto. E poi satsanga, invece bisogna desiderare la compagnia dei devoti. Più stai con i devoti, anche se anche loro hanno magari ancora un individuo alieno, un alieno dentro che ancora vive, che pensa ancora di chiamarsi Luigi o Gianfranco, di essere un uomo o una donna o un umano, un italiano, alto, basso, quello che sia, va bene. Anche se loro hanno ancora questa identità aliena, questo carattere alieno che si manifesta, però hanno anche il metodo, il sistema per trascendere questa identità, come? Che è quello del cantare Hare Krishna insieme, del cantare il mantra insieme, e la mente si purifica. Quando canti Hare Krishna svanisce gradualmente l'idea che c'ho davanti un altro italiano, che questo è così, che uno, non so, tu sei veneto, io sono siciliano, o tu sei romagnolo e io sono svedese, capito, che tu sei bianco, io sono nero, o qual dir si voglia. Capito? Svanisce cantando il mantra, nel kirtan, ascoltando le scritture, svanisce anche l'idea che siamo 50, 60, 70, 80, 120 chili di carne e ossa, capito, questo è quello che sia. Svanisce tutto questo, cioè se ne va, si allontana, va nel background, e invece emerge quell'identità spirituale gradualmente e senza fare cortocircuito, come si dice, senza millantare un'identità spirituale, una forma spirituale prima ancora che essa si sia manifestata. Gradualmente però prende piede l'individuo spirituale, che è il vero individuo, che abita in un corpo adesso, ma che è il vero essere, la vera persona,
Questa si manifesta con la compagnia dei devoti, perché tra, con i devoti cosa c'è? C'è la bhakti tra i devoti, il sadhana bhakti, in taluni casi anche trovi perfetta devozione, come con Prabhupada, no? Perfetta devozione, perfetto canto del mantra, perfetta lettura, perfetta, cioè, e altrimenti è sadhana a un livello più... cioè meno avanzato, ma comunque la bhakti è la stessa, e allora l'identità spirituale prevale e la e naturalmente, come detto nel Bhagavatam, kamalobhadayaschaye, cioè tutto la lussuria, l'avidità eccetera decrescono, diminuiscono, funziona così. Non bisogna mai pensare, io con le mie forze devo diventare un puro devoto e o la va o la spacca, perché pensi così, a un certo punto uno arriva a dire non ce l'ho fatta, lascio perdere, capito? Ci ho provato così, no? Ma c'è ancora questo desiderio, che è caratteristico delle fasi iniziali della devozione. Ci sono, in Bhajana Kriya ci sono tanti aspetti, Ganatara, la Vyuda Vikalpa, Niyama Yama, sono tutti aspetti che, se uno per esempio dice adesso da oggi non faccio più questa cosa qui, il giorno stesso, il giorno dopo la fa, oppure da oggi canto 38 giri, il giorno stesso o il giorno, la mattina dopo non ne canta già più 38, capito? Cioè è così, Vyuda Vikalpa, Gana Tarala, Utsaha, cioè vuol dire uno è entusiasta, un giorno è entusiasta, un giorno è depresso, cioè capito? Un giorno tutto, sì ma lo vedo, si può fare, Hare Krishna dai, il giorno dopo oddio, capito? Che c'è, ma rimango devoto o vado a casa da zio Luigi, capito? O da nonno o da mamma. Cioè, funziona così. Sono aspetti della... Uno deve crescere spiritualmente e arrivare a un punto in cui la sua associazione con i devoti, la compagnia con i devoti è stabile. Ma questo significa non necessariamente che sta sempre come un gemello siamese attaccato a qualcuno, ma che le pratiche devozionali sono sempre svolte. Infatti c'è un fenomeno adesso, grandi festival, grandi seminari, tutti lì, tutti poi dopo ognuno torna per conto suo. E non puoi fare un seminario 365 giorni l'anno, non puoi fare un grande evento rinfrancante 365 giorni, devi essere nella compagnia dei devoti, devi trovare il modo di stare con i devoti e vivere insieme, almeno avere contatto, visto che i media servono ai demoni, dovrebbero servire anche a noi, contatto con la coscienza di Krishna il più continuo possibile, in modo da essere protetti invece dalla crescita, dall'abnorme del falso ego in altre situazioni, o dovrebbe trovarsi questo modo, e allora può andare avanti e diventare cosciente di Krishna, fino a quando Krishna magari benedirà il devoto togliendogli quegli aspetti più grossolani, ma nessuno deve pensare lo faccio da solo. Devo essere, ho tanto bisogno della misericordia di Krishna, della compagnia dei devoti, senza questa associazione, senza Krishna Katha, senza il mantra, senza la condivisione della missione di Chaitanya Mahaprabhu, dove vado? Vado da nessuna parte, sarei così. Bene, Srila Prabhupada ki jai, Narasimha Deva Bhagavan ki jai, Shinitai Gur Premanande, Hari Hari Bo. A che ora è l'abhisheka oggi? Alle 4 si dice, va bene, più o giù di lì. Hare Krishna.